Oggi la nostra Sophie potrà dire soltanto sì per 24 ore. E per colpa di questo finiremo in una fabbrica di colori. Riusciremo a salvarci e tornare a casa? Ma facciamo un passo indietro. Ah, come bello stare qui nel mio appartamento al centro di Manhattan. Benvenuti nella mia penthouse. Maggiordomo? Sofia, mi porti qualcosa da bere? Un tè fresco, lo gradirei molto. Sofia, che stai dicendo? Non sono il tuo maggiordomo, intanto. E poi questa non è la tua casa, ma siamo in hotel. Lui, però dai, fammi sognare un po'. Ma fermi tutti, perché per prima cosa... Ciao a tutti, lui è lui. E lei, Sofia. E insieme siamo in me contro te. E inizia una nuova giornata incredibile qui a New York. Fa vedere la vista, fa vedere la vista. Guardate qui. Siamo altissimi. Spero tanto per voi che non soffriate di vertigini, perché da qui veramente si vede tutto. Siamo altissimi. E ovviamente per arrivare qui su c'è un ascensore incredibile che va velocissimo. Guardate quanti tasti ci sono nell'ascensore. Guardate quanto va veloce l'ascensore. 14, 15, 16, 17. Velocissimo, ma non è possibile. Secondo. Immagini premere tutti i tasti. Non farlo, rischiamo di farlo bloccare. Arrivati. Che stai facendo? Che stai facendo? Wow, ma che hai? Una potenza inaudita. John Cena. Ma che cos'è questa roba? Non lo so, quest'area di New York mi fa diventare crazy. Possiamo rivedere John Cena, per favore? Certo. John Cena. No, che hai fatto? Ho sentito click. È normale, è normale. Oggi, cara Carciofina, ho una sorpresa per te. Ho pensato che... Forza? No, no, no. No, no, che... Gioielli? No, 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 no. Ho pensato... cagnolino. Cagnolino. Piccolo, mi piccolo. Mi fai parlare per... Ha deciso di prendere un nuovo cagnolino. Devo iniziare a parlare come viperiana. No. Ok, allora stavamo dicendo che oggi ho avuto un'idea per vivere una giornata incredibile e indimenticabile. Cioè? Cioè, dovrei dire sempre di più. Dovrei dire sempre di più. Ma cosa dici? Non capisco. Parli pianissimo così. Dovrei dire. Io capisco la prima parte della frase. Dovrei dire cosa dovrò dire? Dovrò dire sì, andiamo a fare shopping? Dovrei dire sì per 24 ore? Eh? Già. Dovrei dire sempre sì a tutto quello che dico. Ma assolutamente no. No, no, no. Io ti dico no, 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 no. E ne? Oh, perché tu hai sempre delle idee da pazzo. E io assolutamente non voglio per nulla dirti sì, ma... tu meriti anche dei no. No, per favore, Sofì, sarà un'avventura divertentissima. Perché se dici sempre sì, potremmo combinare delle cose stranissime. Potrebbero succedere delle robe assurde. Aspetta. Sì. Fammi riflettere. Se io dovessi effettivamente dirti sì per 24 ore. Sì. Alla fine. Sì. Cosa vincerei? La simpatia. Ma come la simpatia? Ma quella già ce l'ho. Giozzina. Ok, ok, potresti vincere un regalo, sì, potrei farti un regalo. Regalo? Sì, ma non so che cosa. Ok, ti dico sì, ti dico sì per... A fare fatto che dovrei dire sempre sì per 24 ore, eh? Sì. Ok, fantastico, allora ragazzi, inizia la nostra giornata, la nostra super sfida. E la Carciofina non potrà mai dire di no. Per un regalo questo ed altro. Facciamo un piccolo test. Sofì, tu sei una carciofina? Sì. Ok, sei per caso bassina? Sì. È un poco cretina. Mi hai chiesto se sono un poco cretina? Sì, facevo rima. Sì. Un poco però, solo un poco. Ok, 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 va bene, va bene, va bene. Entriamo nel vivo di questa sfida, perché questo era solamente un riscaldamento. No, non puoi dire no. Vorrei dire la parola. Non puoi dirlo, non puoi dirlo. Dì, cosa stai facendo? Nel bagno di Sofì. No, aspetta, questa qui è la mia parte di bagno. Esatto. Quindi cioè nel senso, tu devi stare nella tua parte. No, io sto dove mi pare, perché oggi sono il capo di questa giornata. E qui, come vedete, c'è il beauty case di Sofì, dove ci sono tantissimi trucchi, sì, tantissime cose. Praticamente, appunto, hai detto bene, è il mio beauty case. E io adesso lo prendo, lo chiudo e me lo porto.
Ok, allora, Sophie, mi daresti il tuo beauty case? Sì. Ok, e dammelo allora. Dammelo. Dammelo. Questo è bellissimo perché guardate, ha tutti gli scompartimenti. No, me ne porta un fico secco, me lo dai? Sì. Grazie. Piccolino, mamma torna presto. Vediamo un po' cosa possiamo prendere da qui dentro. No, no, non puoi prendere niente. No. Ah, no, puoi dire no, lo sai. Sì, che bello che hai preso quello. È nuovo, ragazzi, è nuovo. L'ho comprato di recente. Ed è bellissimo, è un blush. Praticamente è un blush e rossetto. Oh, un blush e rossetto. Sì. Non ho idea di che sia e a cosa serva. Che schifo, un pennellino. Certo, il pennellino serve per metterlo. Il pennellino serve per dipingere, Sofì. Non te l'hanno spiegato? Ma quale? Ma che c'entra? Questo qui è un trucco. Mica si dipinge coi trucchi. Ah, no? Dai pure il benvenuto a lui, Picasso. No, ma che cosa stai facendo lui? Lui no. Cioè, volevo dire sì. Sì. Oh, ma cosa? Non puoi rovinare i miei trucchi così. Perché ho accettato di fare questa sfida? Perché? Perché lui me lo spieghi? Perché? Cosa stai facendo lui? Ecco la mia opera d'arte. Ma schifo. E voilà. No, guarda il mio pennellino. Sto rovinato. Ah, molto bello. Adesso ho scritto chi è il proprietario di questo bagno. Lui. Pulisci subito. È vero, hai ragione, dovrei pulire a questo punto, ma... Sofì, ti andrebbe di pulire al posto mio? Sei un essere spregevole. Sì. Ok, allora, ecco a te qui la parete da pulire. Tutto per te. Tu. Forza, olio di gomito. Pulire, sorridere. E magari con un... magari allegra. Allegra? Certo. Che bello pulire. Io amo pulire il rossetto che mi è stato rovinato. Esatto, così ti voglio. Non so pulire. Stiamo calmi, ok? Non urliamo. Che i miei poveri timpani potrebbero risentirne. Su, ma io qua vedo tutto sporco, tutto macchiato ancora. Sì, perché qualcuno ha combinato un bel disastro. Provo a mettere lo struccante. Vediamo se magari... Lo struccante che serve per togliere il trucco dal viso, non per togliere il trucco dalle porte. Aspetta, però magari quando arriverà la cameriera a rifare la stanza e vedrà che c'è tutta la parete sporca, si arrabbierà con me. Quindi ti andrebbe di prenderti la colpa? Sì. Hai capito perfettamente. Brava Sofì, così. Brava, pulisci bene. È tempo di andarci a fare una passeggiatina. No, lui non e posso andare fare così, devo pulire per bene. Ma pulire, è pulito perfettamente. Mi fai fare che figure che mi fai fare. Si va alla scoperta di New York con Sofì che deve dire sempre sì. Com'è che devi dire? Sempre sì. Eccoci l'ascensore. No, aspetta, ferma. Premi il tasto per scendere col naso. Ok, il tasto è questo. Ci sono mille tasti in questo ascensore. È premuto? Ma sì, è premuto. Non lo so. Per fortuna ce l'ho fatta. Ah, sarà una lunga e divertente giornata. Divertentissima proprio. Eccoci per le strade di New York. Sei contenta? Sì. Ma mi stavo chiedendo, come sarebbe passeggiare saltellando su un piede? Una noia mortale, meglio non farlo. Scopriamolo. Cammina saltellando su un piede. Sono un sacco di persone, Luisa, in mezzo alla strada. Dai, è il tuo momento. Ma dai, non posso farla ridicola. Dai. Quei ragazzi mi guardavano come se fossi pazza. Ma tu lo sei pazza. Ma dove mi ha portato lui? Questo posto è bellissimo. Certo che ti dico sì.
Sì, sì, tutta la vita, voglio stare qui. Ci troviamo nella fabbrica dei colori, come puoi vedere, infatti siamo immersi in un vero e proprio arcobaleno. E qui potremmo divertirci a far fare delle cose pazze a Sofì. Non vedo nulla di strano. Stavo notando che qua c'è questa specie di passerella dove sfilano i macaron di tutti i colori, perché ovviamente è la fabbrica dei colori, ci sono i macaron colorati. Sofì, ne vuoi prendere uno? Posso prenderli? Sì, 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 voglio prenderne uno. Beh, in realtà non so se puoi prenderli, però visto che già ti ho fatto fare delle cose pazze, è come una sorta di piccolo premio. Oh, vorrei prendere questo rosa. Ok, prendilo pure. Vuoi darlo a me quel macaron? Ti ho già detto che sei un essere spregevole. È molto buono. Tieni, lo vuoi assaggiare? Sì. Ok, allora mangialo pure tu. Molto buono. Wow, in questa stanza ci sono tutti i colori. Inizia la tua nuova prova. Dovrai camminare saltellando sui colori che ti dico io. Sì, dimmi. Allora, parti dal colore nero. E adesso vai sul grigio. Ora sul verde. Questo verde? No, questo qui, verde militare. E adesso devi saltare sul giallo. Ma è bellissimo. Vai, dai, dai, dai. Ok, adesso sull'arancione. Sul marrone. Mi sto sudando. E va bene, si vede che stai facendo un po' di attività fisica. Ora un piede sul fucsia e un piede sul rosso. Ok, stai pure qui. Ma come? Dobbiamo andare avanti. A questo punto le nostre strade si dividono. Io vado Ok, tu vai dalla parte nera, io vado dalla parte bianca. Sinceramente non ho idea di che cosa succeda adesso. C'è Sofì! Ma che ci fai da quel lato? Mi sento un DJ. DJ lui. Cosa sta succedendo? Non lo so. Che combina, che stai combinando? Ok, forse ci incontriamo. Wow! Altre caramelle! Altre caramelle, le vuoi prendere? Sì. Ok, allora le puoi prendere. E qui che succede adesso? Cosa sono questi cosi? No, non so che stai combinando. Metti le mani su. Ma quale canzone del cowboy? Dobbiamo cantare le canzoni di Natale, perché finalmente, come sapete, il Me Contro Te hanno fatto il loro primo CD di Natale. Un CD musicale solo con canzoni di Natale. E il CD è già da adesso disponibile e lo trovate online, lo potete prendere ovunque, anche su Amazon oppure nei negozi di musica o libri. Potete anche metterlo nella letteria per Babbo Natale, chissà, magari Babbo Natale ve lo porterà. Le canzoni sono bellissime e la prima è Super Babbo Natale. Non suona il campanello, ma entra in ogni posto. Non ha un mantello, ma un costume rosso. La barba bianca con la sua risata inconfondibile. Super, super, Babbo Natale. Super, super, sarà Natale. Super, super. Ok, ma ora usciamo da questa stanza perché sta diventando un piccolo casino con tutti che suonano. Ehi, ma qui vedo dei coriandoli. Già, entriamo. Perché ci sono i coriandoli a terra? Wow, ma cos'è qua? È una stanza piena di coriandoli. Qui arriva il carnevale. Wow. Ok, Sofì, ti sfido. Prendi i coriandoli e lanciali addosso a quella signora lì. Quella vestita di lilla. Vai. Dai, 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 dai. Posso dire no? No, devi dire sì. Ma lui, ma non lo posso farlo. Dai, Sofì. Una bella montagna di coriandoli, vai! Fai vedere? Oh, vai, 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 vai! È il tuo momento! Quella signora in disparte non mi sembra molto contenta di essere qui! Ok, alla signora dietro di te! Vai, 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 vai! Vai. Ma è bellissimo! Guarda, nevica praticamente! Nevicano coriandoli! Stupendo. Ti faccio vedere io come si lanciano i coriandoli. Sta nevicando. Mi stanno finendo
sono ovunque. Ok, scappiamo da qui. Ho giusto qualche coriandolo in testa. Aspetta, qui ne hai tanti altri. Anche tu ce li hai in testa. Aspetta, fammi sistemare. E ora dove siamo? Sembra una stanza di Squid Game. È stranissimo, ci sono tutti questi schemi. Non scegliere la porta sbagliata. Io sceglierei questa. Cosa c'è? Wow! La stanza arancione! E qui invece c'è la stanza del silenzio! Il silenzio è d'oro! E che dobbiamo fare con la stanza del silenzio? Perché ci sono queste cuffie? C'è la musica! Ok, li prendo anch'io allora! Stiamo ascoltando Super Babbo Natale. Se la volete ascoltare anche voi, la trovate sul nostro canale musicale Me Contro Te Music, con un videoclip incredibile e assurdo. Già, perché nel video c'è proprio Babbo Natale insieme a noi e insieme a una bambina che ci ha fatto letteralmente impazzire. Wow, e questo cos'è adesso? Lui è un sogno che si avvera, andiamo. Ma è una vasca di palline gigante. Non ci posso credere. Non si capisce neanche quanto è profonda. Ma per farmi mi stanno annegando nelle palline. Vado a salvare. Non si riesce a camminare. Bisogna nuotare forse. Te la lancio? No, no. Devo dire sempre sì, quindi sì. Io provo la vasca. È stranissimo. Ciao Luigi, stai annegando? Oh no, fatti salvare. Vieni fuori. Yeah, yeah. Tirami fuori! Ciao! Ok, devo ammettere che non è stato per niente piacevole. Nuoto a rana, nuoto addosso, prendo le palline e me le butto addosso. No, 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 aspetta, perché ho una missione per te. Ancora! La tua ultima prova. Dovrai dirmi per forza sì. Devi lanciare le palline contro qualche bambino. Non puoi chiedermi questo. Dai, dai, sì che lo posso chiedere. Contro di te, che sei un bambino. No, non sono io. Devi lanciarle di là. Balzami. Per fortuna non l'ho colpito. Beh, l'avventura di oggi si conclude qui. Possiamo dire che la nostra carcefina ha superato la prova. No, voglio dirti no. No. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.